barba, baffi, sopracciglia cespugliose. Ed è subito schnauzer. La sua faccia da professore severo e intransigente è assolutamente inconfondibile, ma può far pensare che l'animo di questo cane sia burbero come il suo aspetto. Assolutamente sbagliato. Lui è un cane allegro e simpaticissimo. Anzi, loro sono cani simpaticissimi, perché si tratta di tre razze diverse. Nano, medio e gigante sono divisi dalla taglia e dalle attitudini, ma l'aspetto è sempre lo stesso, ed è lo stesso anche il cuore, indomito ma dolcissimo. Lo Schnauzer nano viene detto anche Zwergschnauzer, perché in tedesco Zwerg significa gnomo, nanetto. È un divertente riferimento sia alla taglia che al carattere di questi veri folletti, piccolini e vivacissimi. Lo Schnauzer gigante si chiama anche Riesenschnauzer, che è la traduzione letterale nella sua lingua di origine. E il medio? Lui si chiama soltanto Schnauzer. All'inizio della loro storia, questi cani venivano usati soprattutto nelle scuderie, sia per la guardia che per la caccia a topi e ratti. E questo cucciolo, a quanto pare, se ne ricorda ancora. L'uso di tagliare coda e orecchie derivò proprio dalla necessità di eliminare i punti più deboli del cane, perché i morsi dei topi in queste zone del corpo causavano ferite dolorose e facili ad infettarsi. Oggi gli Schnauzer non devono più vedersela con nessun ratto, esclusi forse quelli di peluche, e i tagli non hanno più una motivazione utilitaristica. Small, medium o large? Lo Schnauzer è l'unico cane di utilità che si presenta in tre diverse versioni, quindi ce n'è per tutti i gusti. Tutti gli Schnauzer sono allegri e giocherelloni. Tutti gli Schnauzer sono intelligentissimi e pronti ad apprendere. Tutti gli Schnauzer hanno anche la fama di testoni, difficili da educare e addestrare. In realtà questi non sono cani facilissimi, perché non hanno un gran senso delle gerarchie. Questo significa che non obbediscono al padrone solo perché lui è il boss, ma che devono instaurare con lui un rapporto di grande stima e fiducia. In tutti i casi non c'è paragone tra la soddisfazione che può dare uno Schnauzer e quella che viene invece dalle classiche razze nate per obbedire. E forse è ancora più gratificante lavorare con le taglie minori, che alla passione uniscono una grande determinazione. Hanno tutti un carattere equilibratissimo e sono dotati di pazienza infinita con i bambini. Tutti gli Schnauzer sono anche cani allegrissimi. Non è affatto vero che è sempre serio e musone. Per chi vuole uno Schnauzer veramente obbediente e anche un cane felice, il gioco è la chiave di tutto. In natura il gioco è l'unica forma di apprendimento per i giovani cani. Per questo i risultati migliori passano sempre attraverso la pallina. I piccoli Schnauzer sono una versione bonsai degli adulti. Ma ovviamente non sanno ancora bene come si fa a fare il cane serio. I loro movimenti sono buffi e sgraziati, ma è indubbio che ce la mettono tutta. Sono cani robustissimi e particolarmente longevi. È assai difficile che uno Schnauzer si ammali, e anche le tare genetiche più diffuse nel mondo canino, come la displasia dell'anca, hanno una bassa incidenza in questa razza. Guardia per il medio, difesa per il gigante, compagnia per il nano. Ogni Schnauzer può essere adibito a diversi impieghi e tutti gli Schnauzer, soprattutto, possono essere splendidi cani da compagnia, allegri e un po' buffoni. In realtà, come per ogni razza canina, non bastano né parole né immagini. Il cane va vissuto, va conosciuto da vicino vivendo al suo fianco e scoprendo giorno per giorno tutto ciò che ha da offrirci. Lo Schnauzer, quando vuole, sa anche parlare. Quanto a noi, possiamo soltanto salutarvi, sperando di avervi aiutato a scoprire qualcosa di più su un cane veramente speciale.